La grande novità di questa primavera 2023, un po' come fosse una collezione di moda sul mio canale, è il ritorno dei chetichiera. Non che fossero spariti, ne ho fatti alcuni nel corso della stagione, ma erano solo per gli abbonati. Ecco, da oggi li rifaccio di nuovo pubblici, anzi. I video che erano per gli abbonati durante quest'estate poi torneranno pubblici perché poi agli abbonati, se avrete intenzione di abbonarvi al mio canale, ho intenzione di dedicare altre esclusive, altre novità, altre possibilità. E invece mi sembra anche il caso che i chetichiera, che sono tra i video che voi avete più apprezzato, restino pubblici, restino per tutti. Ma chi sono se non lo sapete? Io sono Emanuele Rauco, sono un critico cinematografico, quindi se questa è la prima volta che vedete un mio video potete iscrivervi al canale e attivare la campanella e fare, così avete tutte le notifiche, e fare anche un bel giro sul mio canale per trovare i video che preferite. Se invece siete già iscritti, mettete un bel mi piace per incoraggiarmi e poi appunto abbonatevi e chiedetemi cosa posso fare io per voi e cosa voi potete fare per me oltre abbonarvi. Riparto, come dire, con questi chetichiera, ricucendo un po' il filo dell'ultimo chetichiera pubblico che feci un bel po' di anni fa. E che avevo fatto un po' un giro della Francia, un giro di registi francesi, dei grandi registi francesi della storia del cinema. E mi ricollego a quello perché era quello con cui avevo intenzione di chiudere il cerchio. Avrei voluto fare anche un video su Jacques Rivette che non sono mai riuscito a fare, ma chiudo con quello che è il più misterioso, quello che ha lavorato di meno, il più maledetto, ma anche paradossalmente il più influente di tutti questi registi. Ovvero, chi era Jean Vigo? Jean Vigo era un regista francese, nato nel 1905 e morto giovanissimo nel 1934, e poi sulla sua morte, della sua morte parleremo meglio. Vigo era figlio di Miguel Almereida, che era il nome d'arte di un noto agitatore culturale, era il direttore di un giornale anarchico e anche un attivista anarchico che ebbe una certa influenza all'interno del movimento anarchico francese ed europeo. Della storia di Miguel Almereida non parlerò, parlo della storia del figlio, cioè Jean Vigo. Vigo ha una giovinezza molto complicata, molto tormentata. Perché? Perché non riesce ad adattarsi alla scuola. E questo lo vedremo poi in quello che è uno dei suoi film più celebri. Non riesce ad adattarsi alla scuola, passa di scuola in scuola, ha sempre problemi, ha sempre difficoltà e questo lo forma come individuo, ne forma soprattutto l'idiosincrasia verso l'autorità. Però in questo passare di scuola a scuola e in questo frequentare attraverso i genitori, attraverso la famiglia, gli ambienti artistici, comincia ad appassionarsi al surrealismo. E quindi al surrealismo cinematografico e artistico e anche quindi appunto al cinema. Come arriva al cinema? Ci arriva per strade traverse, cioè ovviamente essendo negli anni 20 non c'erano scuole di cinema, anzi il cinema era un'arte giovanissima che ancora non era considerata davvero arte. Proprio nella fine degli anni 20 si comincia a pensare che il cinema possa essere un'arte perché si arriva al massimo del muto e già i primi anni del sonoro faranno ricredere molti del fatto che il cinema sia veramente un'arte per poi invece progredire e, come dire, e essere l'arte che conosciamo essere. Ci arriva quindi per la voglia di sperimentare questo suo amore per il surrealismo e anche attraverso la conoscenza del fratello di uno dei grandi padri delle avanguardie storiche, cioè Boris Kaufman. Boris Kaufman è il nome d'arte del fratello di Ziga Vierchov. Ziga Vierchov è, per chi non lo sapesse, uno dei grandi maestri delle avanguardie sovietiche degli anni 20, quello che ha diretto uno dei film più influenti anche qui della storia del cinema,
ovvero L'uomo con la macchina da presa. Si trova su YouTube, perché appunto è un film degli anni 20, quindi è sicuramente privo di diritti. Guardatelo, perché è un grandissimo film, soprattutto un film che mostra cosa potevano fare, cosa poteva fare il cinema, il montaggio, le riprese, i trucchi delle riprese, i trucchi ottici, la fotografia negli anni 20. Ed è un film che è ancora veramente fonte di ispirazione per chiunque voglia prendere una macchina da presa, una telecamera o quello che è fare cinema, fare arte, fare spettacolo, fare pensiero, ecco, fare pensiero attraverso le immagini. Conosce Boris Kaufman, che diventerà il direttore della fotografia sostanzialmente di tutti i suoi film. Tutti i suoi film. Diciamo che questo che dichiara rispetto alla struttura classica è più facile, perché Vigo, proprio per tutta una serie di questioni di salute, lui si ammala nel 26 di tubercolosi e sostanzialmente non ne guarirà mai, e vivrà tutta la vita, tutto il resto della sua vita malato, fino a morire nel 34 ancora delle conseguenze della tubercolosi, mentre realizzava il suo ultimo film. Ha diretto 4 film, di cui 2 cortometraggi, un mediometraggio e un lungometraggio. Anche qui, maledettissimi, ma ne parliamo. Arriva nel 29 il suo primo film. Si trova in quel momento a Nizza, in quanto spirito indomito, in quanto figlio di un anarchico, capirete, non è proprio uno che mette la testa a posto, a casa. Sì, si sposa, fa un figlio, però non è uno da stabilità, e quindi in quel momento si trova a Nizza e decide di girare, appunto, A proposito di Nizza. A proposito di Nizza, che è un documentario, chiamiamolo così, sulla scia di quelle visioni, di quelle cinevedute degli anni 20 della sperimentazione, cioè proprio si sente che è figlio dell'uomo con la macchina da presa di Vierthoff, di quel modo che c'era nel cinema d'arte degli anni 20 di reinventare la città, rileggere la città, reimmaginare gli spazi, i luoghi e i momenti della città. Penso a Menschen am Sonntag, Uomini di Domenica, che è un film diretto da vari registi tedeschi. Penso appunto a Vedute di Parigi e appunto all'uomo con la macchina da presa, in primis. Lui sta a Nizza, ma Nizza è una città che odia, per motivi estetici ma anche sociali. E allora decide di fare un documentario in cui le contraddizioni di Nizza vengano fuori, e vengono fuori anche proprio grazie all'utilizzo del montaggio, grazie all'utilizzo della macchina da presa. E quindi questo è un film di una ventina di minuti. I film di Jean Vigo si trovano tutti nelle versioni restaurate su RaiPlay, poi sotto vi metto il link per vederli, però è facilissimo, gratuito e legale vederli. A proposito di Nizza, quindi utilizza questo mix di tecniche. Il film è del 29, ma è ancora, diciamo, muto, musicato ma muto, non sonoro. E racconta le bellezze della città, i luoghi importanti, le persone della città e però anche le sue contraddizioni, quindi lo stacco tra la parte che ha a che fare con la costa, che quindi viene usata turisticamente e che è a uso e consumo tanto dei turisti quanto della ricca borghesia cittadina, e poi invece la parte delle industrie, la parte operaia. Quindi lui mette in mostra le sfilate, si concentra su dettagli. È un film che è, come dire, è quel tipo di modo di reinventare la città, ma anziché il gioco teorico di Vierthoff, per esempio, ci mette dentro tutto un suo afflato sociologico e in qualche modo antropologico, proprio nella cura, nell'attenzione a visi, volti, gesti, corpi e anche momenti della vita cittadina, le sfilate, il carnevale, le feste, di cui lui svela il lato appunto contraddittorio, e mette in scena, come da tradizione di quel tipo di avanguardia, lo stesso gesto della ripresa, cioè si vede appunto lo stesso Kaufman che sta riprendendo quelle vedute, che sta riprendendo quei momenti della città. È un film vitalissimo, proprio come dire, in cui si sentono gli umori polemici, non si sente ancora del tutto la forza surrealista, la forza eversiva che poi lo porteranno a essere un regista maledetto. Gira 2 anni dopo Tahrir Wadelow, adesso non ricordo com'è il titolo italiano, però è un brevissimo documentario, 10 minuti, sembra quasi su commissione, su Jean Tahrir, che era
grande campione di nuoto dell'epoca. E qui, se dal punto di vista del contenuto non c'è molto da dire, se non che appunto, cioè, è curioso perché questo campione di nuoto è come se attraverso il video, sembra un po' un tutorial ante litteram, come se attraverso il video volesse insegnare a qualcuno a nuotare con delle tecniche base, svelasse un po' dei segreti della sua tecnica natatoria e allo stesso tempo le immagini mettono in scena quelle tecniche e utilizzano il ralenti e il reverse, e quindi l'andare indietro per esaltare il corpo. E questa è una delle chiavi di lettura degli elementi centrali. Potete sentire anche la voce soave della mia piccola Emma che commenta questo video. C'è l'utilizzo del corpo è proprio uno degli elementi chiavi della fascinazione estetica di Vigo. Il corpo di Tari che diventa anche il corpo del cinema. E se ci pensate, il cinema nasce con l'esaltazione del corpo in movimento per capire come si muovono i muscoli, come si muovono le articolazioni, fotogramma per fotogramma, il cavallo di Maybridge, ma non solo. Qui lo porta all'estremo, perlomeno per l'epoca, quindi attraverso il movimento, lo studio del movimento e anche in una delle prime occasioni riprese subacquee particolarmente raffinate. E quindi è un film che è un film appunto di sperimentazione tecnica. Cosa posso fare? Quali sono i limiti che posso raggiungere con il cinema parlando del corpo? Poi arriva il 1933, che è il momento in cui Jean Vigo realizza il suo primo grande film. Ne realizzerà poi altri due, cioè questo e un altro. Però nel 1933 gira un film veramente, appunto, capite che ogni singolo film è particolarmente influente per la storia del cinema successivo. Ma questo soprattutto, Zero in condotta, è uno dei film veramente più influenti della storia del cinema. Ed è un mediometraggio, dura tre quarti d'ora. Perché? Racconta della ribellione di una scuola. Appunto, è chiaramente qualcosa che lui ha vissuto in prima persona. Non che avesse, cioè, non è dato sapere quante ribellioni abbia creato, però ha incamerato tutta una serie di idee sulla scuola, sull'autorità, sul rapporto con l'autorità, e in questo film le mette tutte in pratica. E racconta di un riformatorio, cioè non è una scuola vera e propria, è una scuola dove i trovatelli, gli orfani o anche quelli che non hanno, insomma, non sanno stare alle regole, vengono portati. Un riformatorio, però, insomma, per capirci, un riformatorio non è proprio la definizione giusta. E quindi il film racconta, in tutta una prima parte, racconta la vita di questi ragazzi. La vita non è un film, come dire, cupo, non è il classico film come siamo abituati da Dickens, un racconto da Dickens in poi, un luogo cupo, oppressivo, dove la ribellione è qualcosa che ha a che fare con il dovere di sfogarsi, di sfogare la cupezza, catartico. È un luogo comunque che ha le sue regole oppressive, però raccontate in un tono molto giocoso, gioioso, e infatti ci sono molti elementi che rimandano al cinema, alla comica muta. C'è proprio citazioni esplicite di Charlie Chaplin e delle comiche di Charlot, però ci sono anche appunto dei momenti in cui l'immagine viene velocizzata artificialmente per ricreare quell'effetto delle comiche, che sappiamo non erano velocizzate, ma siccome spesso venivano proiettate a velocità sbagliata, sembravano più veloci. Ci sono anche il modo in cui vengono costruite le gag, il modo in cui si utilizza il muto o gli accenni di sonoro. E quindi è un film anche un po' appunto fiabesco, giocoso, che però ha un fondo durissimo, non cupo, ma duro, cioè il rapporto con l'autorità. E soprattutto con l'autorità massima, perché la scuola è la scuola, o in quel caso il riformatorio. E questa è una sfumatura importante perché poi il film ha tutta una struttura da prison movie, cioè sembra un film carcerario in cui ci sono gli insegnanti che sono le guardie carcerarie. E quindi è questo che devono fare i ragazzi, devono vivere in
in questo regime di controllo e vivere anche in questo regime di ossequio assoluto alle leggi e alle regole e anche in mancanza di libertà, per quanto poi siano liberi, cioè non sono carcerati, però il modo in cui possono uscire, il modo in cui possono gestire la loro vita fuori dalle mura è comunque regolato dalle leggi del riformatore e della scuola, e poi organizzano una ribellione, che è una ribellione che prima parte spontanea, cioè mi ribello dai banchi a ciò che i professori vogliono da me. E c'è una figura interessantissima di professore, che non è neanche un professore perché non insegna a questi ragazzi, però è una sorta di emissario del potere, è veramente il grande fratello, cioè veramente l'occhio che guarda tutti e che sembra non essere guardato da nessuno, sembra che nessuno lo possa vedere. E quindi questa reazione spontanea che poi diventa una reazione organizzata, cioè organizzano una vera e propria rivolta, che non è una rivolta semplicemente ribaltiamo il potere, è fuggiamo, scappiamo, mettiamo il potere in scacco perché gli dimostriamo che non ci può davvero controllare. Allora, è influente uno per questa carica eversiva, cioè nessuno aveva raccontato prima di allora i ragazzi, il rapporto con l'autorità e con la mancanza di disciplina in una maniera così diretta, dura e dalla parte dei ragazzi, e anche dentro un contesto giocoso che era ancora più eversivo. Nessuno l'aveva fatto prima, e infatti il film verrà bandito per tantissimi anni in Francia, prima di essere riabilitato in maniera ufficiale. E poi perché il modo di concepire questa rivolta, anche di costruirla narrativamente, sarà al centro, come dire, sarà poi ripreso e rielaborato da moltissimi in futuro. Questo mescolato con l'utilizzo di una tecnica cinematografica che allo stesso tempo grezza, perché appunto non c'è dietro un pensiero scolastico e teorico formato, ma c'è un'istintività geniale. E quindi il modo di mescolare le tecniche, il montaggio, l'utilizzo quasi sicuramente antinaturalistico del suono, del sonoro, che a volte sparisce, a volte invece ha un ritorno più sfumato, più concettuale. Avanti! Ah no, è Emma, quindi non vi preoccupate. Quindi dicevo, anche appunto le tecniche del montaggio sono molto curiose, sono molto diverse dal montaggio classico, che in quegli anni appunto era diventato il montaggio per eccellenza, ma anche dal montaggio avanguardistico. C'è un modo di montare, di costruire la narrazione e il decoupage, chiamiamolo così, molto personale. E quindi anche, come dicevo, l'utilizzo delle tecniche del muto, del cinema muto, dell'utilizzo delle gag. E questa capacità di mostrare, non tanto di raccontare, ma mostrare il cuore, il mistero, il grande mistero dei ragazzi, dei giovani, senza volerlo svelare e senza volerlo sondare, cioè di non farne il centro del racconto, ma di poterlo comunicare parlando agli adulti. Questa è una cosa fortissima che si sente in questo film, si sente in pochi altri film, soprattutto nei film di Truffaut. Ecco, non solo i 400 colpi, che è chiaramente il film più vicino a Zero in condotta come spirito, ma anche Gli anni in tasca, che è un film bellissimo e poco ricordato di Truffaut, vive di quel rapporto lì con i ragazzi, con i bambini. Poi per non parlare di If, Se, di Lindsay Anderson, che invece renderà quel modo di vivere la ribellione e la porterà nei moti sessantottini, quindi nella protesta vera e propria. Questo secondo me è il più grande film di Jean Vigo, sebbene forse il suo film più famoso è altrettanto grande, è il film dell'anno successivo, che è diventato una bandiera per tutti i cinefili del mondo, cioè L'Atalante. L'Atalante è l'unico lungometraggio di Vigo e parla e racconta di questa coppia che si sposa,
Lui è il capitano, potremmo dire, di una chiatta che attraversa i fiumi della Francia per fare consegne, cioè una chiatta mercantile, e che chiede alla moglie, la neomoglie, di andare a vivere con lui su questa chiatta, con tutte le difficoltà del caso. E tra queste difficoltà c'è anche il fatto che su questa chiatta vivono per Jules, che sarebbe non, come dire, il capitano, ecco, se il marito è l'armatore, per Jules è il capitano di questa chiatta, e il mozzo. Ed è un film molto complicato per Vigo, tanto perché stava molto male e morirà poco prima della fine delle riprese, e, tanto che appunto il film sostanzialmente non lo monterà lui, i distributori, i produttori avranno gioco facile nel farne carne da macello, nel boicottarlo sostanzialmente. Perché appunto è un film molto poco commerciale e commerciabile, che però diventerà appunto un punto di riferimento anche lì, soprattutto per quegli anni lì, perché è il film che fa nascere, che fa esplodere quello che viene chiamato il realismo poetico, Prévert e non solo. Ho fatto un video di questo ciclo di Chiedi chi era francese su Marcel Carné, che è uno dei grandi padri del realismo poetico. Quindi un romanticismo, ma anche il realismo del romanticismo, il realismo che viene dai luoghi, dalle situazioni, che però viene riletto attraverso poesia, magia, surrealismo. Questo è un film che è diventato famosissimo anche in Italia per gli spettatori giovani, perché la sequenza più bella e più celebre del film, che è quella subacquea, il protagonista maschile si tuffa in mare dopo una crisi con la moglie perché la moglie gli ha raccontato questa leggenda secondo cui con la testa sott'acqua, quando vai sott'acqua, vedi, e stai con gli occhi aperti, vedi il volto di chi ami davvero. E lui dopo una crisi si tuffa e vede la moglie. Come una sorta di presenza fantasmatica, un po' sirena, un po' angelo. E questo è l'elemento più surreale, però è un film che in questo realismo mette un sacco di tocchi di commedia fantastica, e quindi che può rileggere come poesia. Ed è un film assolutamente anche questo, intanto ricchissimo di invenzioni visive. E anche per la prima volta, rispetto agli altri film che invece erano, come dire, dovendo strutturarsi come un lungometraggio, quindi avere più contezza e più compattezza narrativa, mentre gli altri, essendo film più corti, potevano lasciarsi andare di più all'istinto, come dire, poter anche costruire delle sequenze in cui non c'è come dire, la costruzione drammaturgica classica, evidentemente è un figlio delle avanguardie. Oltre che un figlio di un anarchico, e quindi le regole del racconto se ne frega, giustamente. Però sequenze che avessero una loro, come dire, costruzione strutturata anche all'interno della singola scena. Poi avere uno dei più grandi attori barra caratteristi della storia del cinema francese, cioè Michel Simon, in questo aiuta a dare a Père Jules e ai suoi momenti una forza particolare. Però è un film che continua a far respirare tutta la vitalità e la libertà a cui poi tutti quelli che volevano fare cinema alternativo, dalla Nouvelle Vague in poi, si sono ispirati, si sono guardati. È un film che è difficile da giudicare in sé, proprio perché è un film che solo alla fine degli anni 90 è stato riportato a quella che possiamo immaginare sia la sua forma originaria. Però anche qui con tutti i dubbi del caso, cioè di un film che è stato ritrovato, rimesso a posto, ricostruito e rimontato secondo quelle che dovevano essere le indicazioni. Quindi non è come dire, è difficile da giudicare come se, come un film a sé stante, però è molto evidente la forza che emana e che, più che la sua riuscita come film, diventa influenza rispetto a chi farà cinema in seguito. Soprattutto rispetto ai film di quel filone, ha l'assenza del maledettismo. Il realismo poetico, specie alcuni film di Carnet, comunque tutti i film degli anni 30 e degli anni 40, hanno un andamento, appunto, personaggi maledetti, pur essendo questo un film di un regista maledetto. Però invece c'è una vitalità, una voglia di vita, una voglia di esprimere la vita,
c'è una sequenza di sesso a distanza meravigliosa che è realizzata solo col montaggio e che poi finirà invece in un atto sessuale, per quanto un film del 34 potesse mostrarlo, in carne e ossa. E anche qui, come in Zero in Condotta, c'è appunto la grazia dei corpi, la grazia del movimento dei corpi, tanto maschili quanto femminili, cioè il corpo nudo e vestito, erotico o non, ha una grazia estetica che porta il film, la macchina da presa, il montaggio, la fotografia a concentrarsi su di loro. E questo è veramente come dire, un elemento molto vitale, molto anche anticipatore di tanto cinema europeo, soprattutto. L'Atalante, appunto, è un film che continua a essere amato, a essere studiato, proprio perché al di là del suo valore come film, ha una potenza, una densità di cose che sono diventati archetipi, di elementi che sono diventati archetipi, che sfugge a qualunque etichetta. E questo ci porta a esperirne questi lampi, questi momenti di grandissima forza, di grandissima genialità. E anche qui si sente l'amore per la commedia, l'amore per il comico, per quell'elemento eversivo che infatti è amatissimo dai surrealisti, proprio del cinema comico, dei grandi comici. Non sono film comici, ovviamente, quelli di Vigo, però è un film in cui quell'elemento in cui la risata e la capacità di spezzare le regole diventa un atto eversivo anche perché chiede allo spettatore di partecipare attraverso la risata, cioè di appoggiarsi a quell'atto eversivo attraverso la risata e non giudicarlo dall'esterno, magari anche mettendosi in contrapposizione come accade e come accadrebbe, ma accade di fatto quando questa cosa diventa un dramma. Quindi non devo consigliarvi i tre film da vedere di Jean Vigo, perché sono quattro, ve li ho detti, sono uno più bello dell'altro, stanno su Rai Play, quindi vedeteveli. Spero che questo nuovo corso di Chiedi chi era, che arriverà più o meno, la cadenza vorrebbe essere uno al mese, poi vediamo, poi dipende, però spero che vi piacciono. Ovviamente per tutta l'estate state coperti perché i Chiedi chi era che erano per gli abbonati verranno pubblicati. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, abbonatevi e il prossimo Chiedi chi era si sposta verso Oriente, andiamo in Giappone, sto lavorando a un libro su Kitano, quindi prima di parlare di Takeshi Kitano voglio parlare di due massimi maestri del cinema giapponese di cui non ho parlato perché di Kurosawa ne parlai eoni fa. Quindi voglio parlare di due grandi maestri, parto da Yasujirō Ozu, quindi il prossimo chi era sarà chi era Yasujirō Ozu, scopritelo nel prossimo video e io vi do appuntamento qui sul mio canale quando volete voi. Ciao!